Carissimi ragazzi e ragazze in ascolto su Radio Buon Consiglio, un santo pomeriggio a tutti, Ave Maria, ben ritrovati sulle frequenze della nostra carissima radio e un caro saluto da Donaldo Maria Pompei che con voi continua il ciclo di catechesi dedicate alla preghiera cristiana e oggi in particolare vedremo di terminare con l'aiuto del Signore, spero ovviamente, e le litanie al sacro cuore che la volta scorsa abbiamo iniziato ad introdurre e a non tanto ad introdurre quanto a, ad approfondire nel dettaglio una per una oggi andiamo avanti e ecco, idealmente diciamo così proiettiamo queste meditazioni nel mese di giugno sapete che il mese di giugno è quello dedicato al sacro cuore che segue mh, lo splendido mese di maggio invece, dedicato alla Madonna abbiamo vissuto, penso tutti quanti, con gioia l'evento della canonizzazione dei pastorali di Fatima e anche le celebrazioni relative al centenario di Maria Santissima. Abbiamo visto come, eh, rimeditando su Fatima, il Signore abbia voluto unire col culto del suo cuore sacratissimo quello dell'Immacolato cuore della sua Santa Madre e quasi insomma in una sorta di passaggio di, di testimone, affidare ecco, eh, al trionfo del suo cuore immacolato, ecco, l'era di pace e, e anche di, di rinnovata eh, splendore, bellezza e santità universale, non soltanto della Chiesa ma anche degli uomini, eh, i tempi che ci attendono. Ecco. Noi siamo sempre mm, lieti e fiduciosi nella speranza e senza mai, ecco, vi raccomando, senza mai farci prendere da nessun tipo di eh, turbamento, di ansia, ecco, di, di malzani pensieri. Noi dobbiamo sempre ricordare ecco, che la Santa Madre Chiesa Cattolica avanza nel suo cammino, è in cammino, come siamo in cammino tutti, come sono in cammino io, come siete in cammino voi che mi state ascoltando e camminiamo sotto l'ombra di nostro Signore Gesù Cristo che sappiamo guida misteriosamente realmente la sua Chiesa ha sempre tutto sotto controllo tutto in mano non dobbiamo mai spaventarci di nulla metterci pensiero di nulla mettersi in agitazione per nulla <ride> meno che mai scandalizzarci di nulla neanche quando accade qualcosa di meno entusiasmante dentro la nostra madre che era Chiesa Ecco, ricordando che eh, il Signore mh, non si è scandalizzato di nulla, ha addirittura eh, non solo perdonato l'adultera sorpresa in fragranza, ecco, ma ha impedito eh, ai peccatori di, di, di giudicarla e di condannarla. Ecco, quindi, mh, in base a e ha promesso soprattutto eh, che le porte degli inferi non possono prevalere sulla nostra cara Santa Madre Chiesa. Ecco, per cui eh, invito sempre tutti a rallegrarsi eh, nel Signore e soprattutto a rallegrarsi della grazia e della gioia di poter essere membri attivi e felici della Sua unica Chiesa. Ecco. Peregrinante nel mondo è appoggiata e già vincitrice, grazie alla potenza e alla fedeltà del suo Signore, che misteriosamente la guida. Ecco, per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, adesso torniamo ad eh, aprire una bella finestra sulle splendide invocazioni del, del Sacro Cuore. Ecco, la volta scorsa abbiamo visto le prime, mm, e riprendiamo. E credo che sia quella da cui abbiamo finito se non ricordo male che è il cuore di Gesù colmo di bontà e di amore allora la grammatica dell'amore di Dio dobbiamo assolutamente tutti farla nostra acquisirla e seguirla con una scelta che a mio avviso deve essere risoluta ferma perentoria e irrevocabile. E come ha detto recentemente il Papa, e io condivido, a parte che condivido sempre in tutto, va bene, ma condivido nel merito questo pensiero, noi figli di Dio abbiamo soltanto un estremismo in cui non ci sono controindicazioni. L'estremismo è sempre una cosa negativa, perché come diceva San Tommaso d'Aquino, le virtù, sulla scia di Aristotele, anche le virtù cristiane, anche quando vengono praticate in grado eroico, l'eroismo non vuol dire estremismo, attenzione, eh? cioè sono sempre caratterizzate dall'essere giusto mezzo tra il troppo e il troppo poco. Ecco. La carità, specialmente nella sua prima dimensione, eh, oggi troppo spesso facilmente come dire, scavalcata per andare subito al secondo, pur importante, ma sempre secondo comandamento, non conosce questo limite. Sì, proprio nella sua stessa formulazione originaria, Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. La seconda ala della carità nella versione originaria, vetro testamentaria, diceva: Amerai il prossimo tuo come te stesso. Eh, ma anche qui, Gesù eh, gli, ha, come dire, gli, ha, gli ha instillato ecco, un'iniezione di potenziale infinito perché amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi beh figlioni miei cari basta guardare il libro sempre assai eloquente della passione di Gesù di che cosa vogliamo parlare capite? quindi instilla anche nella dimensione orizzontale della carità evangelica una dimensione infinita e Tutte quante le frasi che a volte vengono citate in maniera un pochino, a volte un po' anche a sproposito, no? Ecco, eh, tipo Sant'Agostino che diceva Ama e fa quel che vuoi, o tipo la piccola via di Santa Teresa di Gesù, bambino. no? Sapete, la piccola via, ecco. C'è diventato dottore della Chiesa perché la piccola via, ecco, nel cuore della chiesa io sarò l'amore. Eh, non vanno, diciamo, lette. Capite? è Un po' tipo, avete visto eh, il mondo dei, dei figli dei fiori pseudo ipsi, ipsi, come si chiama, della fine degli anni 60, 70, cioè, famo l'amore, non famo la guerra. Cioè, non so, cioè, ecco, purtroppo quando si parla eh, di, di amore e di carità si tende sempre il rischio, si corre sempre il rischio di, di, di banalizzare, d'accordo? Ecco, oppure di confondere l'amore e la carità con il buonismo presso pochista. Di chi lascia fare tutto, lascia correre tutto, rinuncia a dire una parola sul bene e sul male, ricordando che la prima proprietà dell'amore de, dell e della carità è la verità, e molto spesso è atto di grandissimo amore e atto di prima e necessaria carità dire la verità in pubblico o in privato, anche se con molta dolcezza e bontà. Dette tutte queste cose, però, cioè se c'è una cosa che distingue, deve distinguere. Noi figli di Dio, è questo, il cuore di Gesù colmo di bontà e di amore, noi dobbiamo chiedere a Gesù e a Maria che, nella fotocopia vivente, guardate che San Tommaso d'Aquino scrisse che è impossibile agli uomini praticare con perfezione il primo comandamento. Chi ci si è molto avvicinato, io azzarderei dire è tutto avvicinato, cioè la messa in pratica così come deve essere compiuta, è sol sol soltanto la Madonna. Perché amare Dio con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra mente, con tutte le nostre forze, ad litteram, quindi, <ride> non è impresa semplice, capite? Ecco, la Madonna c'è riuscita. Ecco, ma al tempo stesso, cioè, mh, capite, queste due ali, l'amore di Dio e l'amore del prossimo, sono veramente inscindibilmente unite. San Giovanni scrive: Se tu non ami il prossimo che, che vedi, tu non ami Dio che non vedi. Per cui l'amore del prossimo è veramente la cartina di tornasole dell'autenticità del nostro amore di Dio, cioè del fatto che noi amiamo Dio veramente e non come dire con una sorta di fuga o di... O di ripiego dal momento che io mi trovo male con tutto e con tutti, mi rifugio nella preghiera, nella vita interiore, dico a Gesù che lo amo tanto, eh, e poi ritorno nel mondo e comincio a essere elastenico a lamentarmi di tutto, a parlare male di tizio, di Gaio e di Sempronio. Questa è la macchietta della, della, della vita interiore: non è vita interiore. Questa quando veramente ci avviciniamo a Dio, che siamo bruciati dal fuoco del Suo amore e della Sua divina volontà, inevitabilmente diventiamo buoni e caritatevoli verso il nostro prossimo. Ripeto, sono un pochino monotono, eh, ma lo studiare il libro sempre aperto e accessibile per chi lo desidera consultare, della passione di Gesù, dà un'idea di come lui abbia vissuto in questo momento terribile, cioè con un amore, con una carità infinite. E dato che oggi stiamo in vera di citazione di San d'Aquino, ricordo che San d'Aquino stesso diceva sempre nei suoi scritti, e lui insomma era anche un mistico, penso che sappiate questo, che nella passione di Gesù più che tutta la terrificante, diciamo così, mole impressionante di sofferenze, di dolori accolti e offerti al Padre, più ancora più grande di questo fosse l'amore. Quindi il cuore di Gesù è colmo di bontà e di amore e dentro questa eh, sua pienezza, espressa simbolicamente dal fuoco che lo eh, sovrasta e che lo infiamma, eh, si trova tutto. Per cui essere devoti del Sacro Cuore, così come essere devoti dell'Eucaristia, vuol dire essere pieni di amore, capite? E. In tutto, per tutto e verso tutti. E senza obiezioni, quando questo non c'è, siamo al di qua. Ecco perché non possiamo fare la comunione se non stiamo in pace con tutti, come Gesù ci ha detto nel Vangelo, perché il cuore di Gesù, che è sintetizzato nell'Eucaristia, non può entrare in un'anima che abbia il minimo rancore nei confronti di chi che sia o che non sia pronto a riconciliarsi e a stare in pace con tutti. Perché noi non siamo più grandi di Lui. Segue l'invocazione. Cuore di Gesù: abisso di ogni virtù. Abisso di ogni virtù. Ecco, anche qui eh, cito il grande San Giovanni della Croce e, e noi dobbiamo ogni tanto rievocare queste cose, no? Mm. Cioè c'è una predica tacita. E che noi andiamo a prendere, diciamo così, ecco, durante la, la meditazione, che è la predica che Gesù ha lasciato con la sua vita. Attenzione, predica che noi dovremmo molto bene imparare a fare nostra nel senso che anziché eh, aggredire il prossimo, pensare di andare a convertire la gente a forza di parole o tante cose, noi dovremmo sempre ricordare che la predica muta che Dio vuole che facciamo sempre a tutti, silenziosa, è quella della nostra vita, esemplare. Capite? Perché la santità non fa rumore, non va sui giornali, ma attrae inesorabilmente. Cioè la presenza di una persona virtuosa non può passare inosservata, anche se l'umiltà della persona virtuosa fa di tutto per scomparire, per passare come tale. Allora, il cuore di Gesù è l'abisso di ogni virtù, cioè, ehm, sia fermandosi con i Vangeli, capite? Perché con i Vangeli eh, c'è l'essenziale per comprendere la personalità anche di Gesù, il suo stile, sia attingendo anche al patrimonio infinito ecco, di letteratura geografica che noi abbiamo, di santi canonizzati da Santa Madre Chiesa, quindi di dottori che hanno avuto contatti personali con Gesù molti li hanno lasciati negli scritti Ci abbiamo un giardino immenso e dovremmo andare a tingere anziché stare a perdere tempo perdonatemi appresso la scatola del diavolo che era la, la televisione o a tante stupidaggini a cui andiamo dietro molto sarebbe meglio fare una bella overdose quella, quella anche si può fare non è come l'overdose di droga reale di scritti e vite dei santi Ah, lì ne, ne, ne trarremmo un grandissimo giovamento. E quindi studiare come e in tutto Gesù era assolutamente virtuoso, abisso di ogni virtù. Cioè desidero la prudenza, guardo come agito Gesù, desidero la giustizia, dare a Dio ciò che è di Dio e agli uomini ciò che è degli uomini, guardo come agito Gesù. Desidero la temperanza, la purezza, la castità la sobrietà, il digiuno, il sacrificio, guarda quello che ha fatto Gesù, d'accordo. Eh, desideri la fortezza, guarda come Gesù affrontava i suoi, eh, le sue difficoltà della vita, guarda come ha affrontato la passione, tutte si trovano. Il cuore di Gesù è l'abisso di ogni virtù, non ce n'è una che lì non ci sia e che lì non ci sia in un grado così profondo che addirittura è inarrivabile alla nostra mente umana limitata, abisso di ogni virtù. Voi sapete che gli abissi per definizione sono senza fondo, sono imponderabili, sono incalcolabili. Ecco, poi, cuore di Gesù degnissimo di ogni lode. Ecco, degnissimo di ogni lode. Io vorrei, eh, di nuovo, l'ho fatto già tante volte, polarizzare l'attenzione su... Un peccato poco confessato oggi, ma che lo ritengo essere uno dei mali del nostro tempo, soprattutto del tempo della società mass mediatica, dove siamo in continuazione esposti in pubblico e sotto riflettore, lo sono pure io in questo momento. Cioè in questo momento sto parlando, ecco, e, e, le, le mie categorie ci vanno a finire sui social network, e su YouTube, e quindi. Ah, che cosa succede quando uno sta sempre sotto i riflettori? E quali atteggiamenti si ingenerano anche nel, nel cuore delle persone? L'idolatria, figli miei, l'idolatria. Cioè, si confonde, eh, come dire, eh, la pochezza e la miseria che sempre rimane di un essere umano con l'eccellenza e la grandezza di Dio. Cioè, tutte le cose buone che noi vi, vi vediamo nel creato sono... Immagini dell'amore di Dio, ma anche tutte le cose buone che noi vediamo, vediamo nelle creature. Non bisogna dire, eh, Francesco. Guarda Francesco quanto è bravo e quanto è virtuoso, no, bisogna dire, Signore mio, quanto sei grande in Francesco in cui, a cui, per tua bontà e tua grazia fai risplendere questa virtù, gli hai dato questo dono, questo e quest'altro. Che le lodi vanno attribuite soltanto al nostro Signore. Ecco, noi non dobbiamo né darle né tantomeno cercarle. Ecco, ma la nostra massima aspirazione è di riversarle sull'unico che ne è degno, guardate che anche la, la Madonna, che è una delle poche degne di lode di per se stessa, d'accordo? Ecco, vergine degna di onore, vergine degna di, onor, di, di lode la salutiamo nelle ritanie lauretane, eh, ma anche Maria Santissima, appena si rivolge una lode a lei, leggete gli scritti di San di Maria Conforti, immediatamente la fa passare come un canale e la manda a Gesù. E la manda a Gesù. L'unico degno di ogni lode è Gesù. Non ci sono altri. Capite? Tutto il resto siamo dei, dei poveretti. Eppure gli uomini, ecco, eh, a volte inebriati, e mettono, creano degli, degli idoli, innalzano su dei piedistalli, a volte dei poveri uomini, d'accordo? Veramente poveri uomini, d'accordo? Tipo gli idoli del mondo dello spettacolo, insomma, della musica, eccetera, eccetera, no? E che sono dei poveri uomini, io ricordo una volta, fidi, un'intervista, non voglio fare il nome, di un, di, un, di, di un uomo del mondo dello spettacolo X che raccontava che eh, i suoi supporters erano venuti a sapere dov'era la sua abitazione e fuori da de questa abitazione tutto tappezzato di scritte, di cose, citofoni che suonavano a tutte loro, insomma sta persona non poteva più vivere neanche dentro la casa sua e nonostante capite eh, questa diciamo questa situazione solletichi un pochettino la, la vanità e la superbia di un po' tutti io sono rimasto sorpreso nel vedere che sta persona Dire ma, ma se la gente mi conoscesse per quello che sono, vedrebbe che io sono una persona normalissima. Non è affatto, è affatto il caso di venire a fare tutta quanta sto, sto marasma in giro, capite? Non c'è... Eppure essendo una persona a quanto è dato di percepire non molto credente, e disse queste testuali, poi sono rimasto. Mi vorrebbe tanta voglia di uscire di andare a dire guardate che a 7 km da qua c'è stato un santuario di non so quale, insomma, sotto, sotto quale titolo venerato la Madonna, non me lo ricordo più. Andate lì a fare le processioni, non qui. A persona, che, che capite, una star del mondo dello spettacolo, a quanto ne so e a quanto mi è dato insomma, di, di, di saperne, non molto credente. Le come dire, vi ricordate anche quando il papa? Io ricordo benissimo l'espressione, mi ricordo se un paio d'anni fa se ne uscì lamentando la Francesco Latria, capite? E io sottoscrivo quello che dice, d'accordo? Perché ne, non, cioè anche il papa, come ha detto recentemente, qui a Frosinone, qui a Pappaliano. Il, il Giovedì Santo, eh, il, 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 il capo della Chiesa Cattolica, io. Il capo della Chiesa Cattolica è Gesù Cristo, non sono io. <ride> cioè, per carità, il papa è il capo della Chiesa Cattolica. No? Quindi, questo certamente è un'espressione è un iperbolica, espressione anche di una, di una certa umiltà. Ma anche il beato Pio Nono, insomma, c'era che, che, che è personalità molto, molto diversa da, da, da Francesco, si narrano degli aneddoti in cui una volta gli chiesero di fare una cosa, e lui rispose: Che devo fare io? Ma figlioli miei cari, ma io sono, sono soltanto il Papa. Cioè. Anche il Papa, che è la massima autorità sulla terra, è degno quindi di onore e di rispetto estremo, questo se certamente, però e viene venerato, onorato e rispettato perché rappresenta Cristo, capite? Cioè tutto quello che gli gira intorno è finalizzato e trova senso in colui che rappresenta, non nella sua singola persona. Guardate, questo è molto più importante di quanto, di quanto pensiamo, perché noi non dobbiamo attaccarci a nulla, capite? Né al santo, né al padre spirituale, né a quel sacerdote, né al vescovo, né al papa, né a quell'altro. No? Idolatrare una singola persona, eh, capite? Significa che eh, io faccio di questa persona un feticcio e perdo il contatto con l'Altissimo, capite? Voi guardate... Mh, Facciamo l'esempio ancora dei papi, no? Guardate, eh, st studiamoci i papi degli ultimi 50 anni, non tutti sono uguali, no? C'è chi è maggiormente, come dire, simpatizzante verso Giovanni XXIII, chi amava lo stile un po' più... Aperto al, al mondo e attenti ai problemi politici di, 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 di Paolo VI, Giovanni Paolo I proprio non ha fatto neanche il tempo a facciarsi. Giovanni Paolo II è un, un altro modo di agire, era un filosofo, e completamente mariano, e il suo magistero era molto molto ampolloso, documenti molto molto lunghi. Se prendete le encicliche di, di Paolo VI erano a me personalmente non c'ho niente contro San Giovanni Paolo II, eh, ma a me personalmente piace molto di più un'enciclica come l'umane vite o come la sacerdotale. C'è di bellissimo sul celebrato dei sacerdoti, o la Mysterium Fidei sull'Eucaristia. Che non le, le encicliche molto lunghe di San Giovanni Paolo II, che però ha dato delle perle comunque alla Chiesa, fantastiche, tipo l'Evangelium Vite, tipo la Veritatis Splendor, che sono quelle che a me piacciono, la Fides Trazio, insomma, no? però lo stile è molto differente. Poi è arrivato Benedetto che c'è un altro stile, un'altra serie di attenzioni, attenzione al culto, alla liturgia, adesso è arrivato Francesco che ha un'attenzione grande all'apertura, al farsi incontro a tutti, all'accoglienza, all'avere uno stile, diciamo così, eh, sobrio, moderato, chiaramente, che, che incontra molto successo, però non è un problema, il problema è che in tutte queste persone sopravvive l'unico ministero del vicario di Cristo in terra quindi per carità è perfettamente legittimo che si abbia una preferenza si abbia un'inclinazione noi siamo tutti quanti differenti ecco purché si, si, si tenga tu sempre tutto nell'ambito della moderazione non si può fare di nessun essere umano come dire un eh, capite non si, non si può e non si deve Gesù non vuole perché ogni lode ogni adorazione e ogni benedizione vanno sempre e solo tributate a lui, d'accordo? E imparare a vedere anche nella diversità delle persone, anche nelle diverse personalità dei, dei ministri, un dono di Dio. Cioè, io dico sempre alle, alle persone, cioè, eh, io, 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 io sono un parroco, no? Allora, capite che un parroco dentro una parrocchia ce lo manda il vescovo, non è che se lo sceglie la parrocchia. È chiaro che ogni parroco che viene, ha, così come ogni vescovo per me che sono un prete, ha i suoi doni e i suoi limiti però una visione di fede soprannaturale e non idolatrica. Ah, questo parroco mi sta antipatico. Allora io lascio la mia parrocchia e, e vado altrove. Per carità, io sono come chi mi conosce anche in interventi, io sono un cultore della libertà, d'accordo? Quindi, quando non ci sono limiti soprannaturali all'esercizio della libertà, io ritengo sempre di, che sia. Nella facoltà della creatura, avendoci la domanda al nostro Signore, di, di esercitarla. no? Però bisogna anche chiedersi se, se sia un esercizio buono della libertà, capite? Cioè, io una fuga da una parrocchia, d'accordo, per antipatia, anche non soltanto anche per problemi fondati con l'amministrazione, io non mi sentirei di approvarla. Certo, se una persona ha cioè comunque il suo confessore a un punto di riferimento, a un gruppo, un movimento, o comunque trova un ambiente che magari lo edifica, gli dà qualcosa, a nulla esclude, non è che uno deve stare incatenato, incarcerato, d'accordo, che se io devo andare a messa, devo andare per forza nella mia parrocchia, sempre, tutte le domeniche, se no c'è il fucile che è spianato, assolutamente, d'accordo. Non, 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 non sto dicendo questo qui è un problema però di appartenenza globale insomma no? ecclesiale cioè fermo restando che io mi devo prendere cura della mia anima io ho il diritto e il dovere di trovare le giuste fonti di nutrimento per essa c'è però una realtà come dire istituzionale che si vive anche a livello di base quindi non soltanto te tiene il Papa che Dio te manda o te tiene il Vescovo che Dio te manda te tiene pure il Parroco che, che Dio ti manda con visione però locale, perché quel paro, anche se ci avrà dei limiti, ci avrà dei, dei difetti, o forse anche dei, dei, dei peccati, potrebbe anche succedere, stai tranquillo che se il Signore ha permesso che, che si trovasse lì, passeranno delle cose buone per te, ed è tuo compito metterti in ascolto e cercare di conoscerle e riconoscerle. Ecco, perdonatemi se mi fermo, insomma, eh, però, eh, sti temi dell'amore dell e della non... Idolatria e non attaccamento disordinato alle persone, specialmente in questo nostro tempo un po' eh, delicato, ecco, sono a mio avviso importanti. Noi ci attacchiamo a Gesù, a lui solo va data ogni lode, non a chi in maniera del tutto transitoria e contingente lo rappresenta. Ecco. Sapete, quando io firmo un documento, io sono un parroco, bellissima questa espressione, dice Leonardo Maria Pompei, parroco e legale rappresentante pro tempore della parrocchia Santa Maria Sont'Ancella. Pro tempore, d'accordo, nel senso che sono arrivato il giorno X, partirò il giorno Y, e prima di me c'era altro e dopo di me ci sarà altro, d'accordo? Quindi la Chiesa va avanti comodamente, d'accordo? mi ha preceduto e andrà avanti. Questo non vuol dire de-responsabilizzarsi. Uno cerca di fare del suo meglio per dare il proprio contributo, il proprio apporto, ma sempre dentro questo orizzonte, capite? Cioè, io vedo toni in giro troppo accesi, sotto tutti i punti di vista, troppo. Io penso che dobbiamo darci tutti quanti una bella regolata e una ridimensionata, d'accordo? Dentro un orizzonte molto chiaro. Ecco, tutti noi siamo poveri uomini e peccatori in cammino, nessuno escluso, d'accordo? Gesù è Dio e Lui... Governa, Lui controlla, Lui fa andare avanti, Lui solo garantisce: d'accordo, non le nostre povere miserie, che tutto concorre al bene di quelli che lo amano. Un'altra cosa, passiamo all'invocazione seguente: Cuore di Gesù, Re e centro di tutti i cuori. Bellissima anche questa, Re e centro di tutti i cuori. Attenzione, il cuore di Gesù. Re di tutti i cuori. Ecco. Voi sapete che la, regalità, che la regalità di Cristo, come insegnano tutti gli autori spirituali, a differenza delle regalità umane, cioè io mi trovo in un paese X dove esiste la monarchia, sono nato lì. Mi ritrovo quel re, quel re è il mio re, fa le leggi, ha il governo, fa il giudice, me lo tengo, sia che mi piace sia che non mi piace, sia che mi piaccia sia che non mi piaccia. Eh, non voglio adesso, nella festa di Cristo Re, noi contempliamo bene che Gesù è oggettivamente il Re dell'universo ed è oggettivamente il Re di tutti i cuori perché li ha creati e gli appartengono, ma non vuole regnare su di noi senza il nostro consenso, quindi senza essere accolto, senza che volontariamente noi ci sottomettiamo. Perdonatemi il termine, al suo regno di amore. Non lo fa, capite? Le parabole del, del Vangelo, vi ricordate quando eh, Gesù dice: Le parabole del regno, dice: Non vogliamo che Costui venga a regnare su, su, su di noi. D'accordo? Le, le parabole dei Dei: E prendono e, e cacciano via e Dio prende, prende atto di questa cacciata via eh. anche la vicenda umana terrena di Gesù <ride> Gesù a un certo punto gli hanno detto non ti vogliamo a morte vattene e Gesù se n'è andato eh. <ride> capite? quindi eh, la regalità di Gesù sui cuori che lui ne ha tutto il diritto capite? perché lui non soltanto ha creato il nostro cuore <ride> ma lui anche ha anche arredento la nostra vita e voi sapete chi è il re di un cuore? il re, il re di un cuore è colui che merita tutto l'amore di un cuore, eh, ma Gesù lo stramerita tutto quanto l'amore eh? perché Gesù ci ha amato ciascuno come se fossimo l'unico, con un amore tutto infinito che deve essere riconosciuto, accolto e ricambiato liberamente. E anche il centro di tutti i cuori, cioè il nostro, come dire, la nostra orbita gravitazionale, voi sapete che anche le scienze umane e psicologiche che ogni tanto dicono insomma, qualcosa che aiuta anche la nostra comprensione, dice, oggi parlano di molte personalità Ripiegate su se stesse, cioè dove il centro è soltanto il proprio io, tutto quanto ruota intorno a, a, a sé, d'accordo? <ride> capite? Cioè il, io sono, sono il Sole e poi ci sono tutti quanti i, i pianeti che sono le persone che mi starebbero intorno, che, che ruotano intorno a me, che mi ritengo essere. No, non è così, d'accordo? Il centro è Gesù. Io casomai sono uno dei tanti pianeti che ruota intorno me, molto diverso, capite? Eh, qui dovremmo fare delle belle rivoluzioni garileane di, di, di autentica conversione, cioè, eh, capite, riconoscere a Dio, e questo dovrebbe essere fatto a tutti quanti i livelli, capite? Cioè, oggi Gesù non è più il centro dei, dei cuori a nessun, a, a nessun livello, no? Io sono certissimo che eh, tornerà ad essere il centro di tutti i cuori, ma quando certamente nei modi che soltanto il Signore conosce, no? Io personalmente di una cosa sono eh, abbastanza convinto. Non può tornare Gesù ad essere il centro di tutti i cuori in maniera come dire, violenta o tramite imposizione. Questo no. d'accordo? Perché Gesù vuole essere il centro di tutti i cuori in base alla accoglienza di Lui come Re, Signore e unico Salvatore. Un'accoglienza, ripeto, che deve essere libera e volontaria da parte di chi entra in contatto con Lui. Poi ancora, cuore di Gesù in cui si trovano tutti i tesori di sapienza e di scienza. Tutti i tesori di sapienza e di scienza. Dobbiamo familiarizzarci bene con questi due termini, perché la sapienza e la scienza, che sono due delle cinque virtù intellettuali, c'è la sapienza, c'è la scienza, c'è l'intelletto e c'è il consiglio e c'è la eh, prudenza tra le virtù intellettuali, eh, ma la scienza e la sapienza sono due cose molto grandi e molto distinte. La scienza, eh, non, non, la scienza, diciamo in senso spirituale, non ha esattamente la stessa accezione che ha per noi figli del nostro secolo, <clears throat> Post galileiani, post illuministi <ride> post positivisti, insomma, no? Oggi per scienza si intende eh, una conoscenza, diciamo così, certa e incontrovertibile, in qualche modo riproducibile eh, in laboratorio di, di determinate cose, no? Quindi si considera scienza la matematica, la fisica, eh, non lo so, e poi sono le cosiddette scienze umane. Che si differenziano da quelle cosiddette esatte perché la fonte, cioè, diciamo, il tasso di mh, certezza, quindi di, di attendibilità della conoscenza, non ha il grado dell'incontrovertibilità, come quella delle cosiddette scienze esatte. Cioè, se io se, 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 se disegno un triangolo rettangolo, posso farla di qualunque dimensione, e tanto la somma del quadrato costruito sui cateti sarà sempre uguale a quella sull'ipotenusa. Ecco, questa è l'interpretazione di un testo giuridico, come si vede dalla sentenza della Corte di Cassazione. Non è detto che vada necessariamente in una certa direzione, anche se la maggioranza può intenderlo in un modo, eccetera. No? quindi questo è ecco. Però la scienza, diciamo così, in chiave spirituale e sopranaturale, è la conoscenza delle cose, diciamo così, terrene e umane e anche divine oggettiva e veritiera. È la conoscenza esatta e la comprensione precisa delle cose. In se stesse, specifica Santo Ammaso. E che cos'è la sapienza? Eh, la sapienza è la conoscenza e la comprensione delle cose in relazione a Dio. Un esempio fa subito capire. Abbiamo parlato anche la volta scorsa, credo. Prendiamo il famoso uccellino, d'accordo? Cos'è la scienza di un uccellino? Cioè, la mia scienza di un uccellino. Io un uccellino me lo studio oggi con i parametri delle scienze moderne. Posso dire questa è una rondina, questo è un pettirosso, questo è questo, quindi posso dargli la specie a cui appartiene, posso descriverlo morfologicamente. Quindi il piumaggio di questo uccellino è così, e nasce in questo modo, campa questi anni, eccetera, eccetera. No? E io ho una conoscenza completa, come dire, dell'uccellino in se stesso. La sapienza che cosa mi fa vedere? Il senso di quell'uccellino nell'ordine del cosmo. Quindi il perché Dio lo ha creato. Sia in relazione alla creazione, sia anche in relazione a me. Qui chi conosce la, la divina volontà, eh, eh, la divina volontà è una scuola di, di sapienza. No? Allora io sentendo un uccellino cantare posso dire, ma guarda che... Che dono che il Signore ha fatto, che nel, nel, nel concerto che queste misteriose corde vocali di questo serino compone che allietano le, le mie orecchie. È un atto di amore del Signore verso di me che sono un essere umano, oppure posso capire: questo è più difficile. Il senso di questo uccellino nel creato nell'ordine del cosmo, allora. La sapienza consente di. Eh, Relazionare tutte le cose con il loro primo principio, che è Dio, e con il loro fine ultimo, che è Dio. Sono due bellissime virtù, e in esse dobbiamo, dobbiamo crescere, perché non sono cose brutte, aride. Io tante volte penso che mi piacerebbe moltissimo, ma questo me lo sogno perché non ho il tempo. Di ristudiare per esempio tante cose che ho studiato quando ero giovane, per esempio, mi piacerebbe tantissimo studiare la, la biologia, la chimica, l'anatomia, proprio per andare a vedere dentro queste scienze la firma di Dio e eh, ce l'ha. E cioè, andare a farmi, come dire, una continua. Eh, un continuo stare ad occhi aperti e vedere e contemplare le perfezioni dell'opera creativa di Nostro Signore perché questo è purtroppo quando uno le studia a scuola sta sempre con l'orologio in mano che non gli va di fare i compiti che vuole uscire, vuole andare a fargli il motorino tutte queste cose qui e non se le gode poi quando uno sarebbe in condizione di potersi godere non le può studiare più perché deve lavorare e occuparsi delle altre cose e quindi rimandiamo al paradiso Ecco. però sicuramente la sapienza e la scienza sono due grandi virtù e nel cuore di Gesù si trovano in pienezza <coughs> poi ancora cuore di Gesù in cui abita tutta la pienezza della divinità ho scritto proprio l'altro giorno un articolo eh, sul settimanale di, di Padre Pio, adesso stiamo affrontando le problematiche di teologia dogmatica, così mi hanno chiesto le suore, insomma, quindi alta teologia, <ride> Qui stiamo ultimamente eh, approfondendo eh, il discorso di, di, di Gesù alla luce del Magistero della Chiesa, no? Eh, eravamo proprio al, al concilio di, di Efeso che disse eh, che l'umanità di Gesù, attenzione, sussiste nella unità di supposito della persona del verbo. Ecco perché il cuore di Gesù, noi possiamo dire che il cuore di Gesù è il cuore di Dio. <ride> Capite? Il cuore di Gesù in cui abita la pienezza della divinità. Perché l'umanità di Gesù sussiste solo in quanto è unita e si è unita nell'istante stesso in cui è stata concepita nel grembo di Maria per un atto di condiscendenza del verbo alla seconda persona della Santissima Trinità. Quindi quel cuore che è certamente morfologicamente umano, quindi è un cuore che ha mh, le caratteristiche cellulari e funzionali uguali a quelle di ogni cuore umano. Eh, però <ride> Il centro di animazione di quel cuore è Dio. Ecco quindi, e in esso abita tutta la pienezza della divinità. Ed è bellissimo come la pienezza della divinità abiti in quell'organo umano che simboleggia di nuovo l'amore. Voi sapete che il cuore per antonomasia simboleggia eh, l'amore ed è ben giusto che l'essenza della divinità, anche qui. Vediamo in alta teologia trinitaria, insomma, l'essenza della trinità è l'amore, cioè la divina essenza non è altro che è amore. Dio è amore, scrive San Giovanni. E si va a fondere dentro il centro umano di espressione dell'amore, che è appunto il cuore. E ancora, il cuore di Gesù in cui il Padre si compiacque, ecco. Questo termine si compiacque perché e in che senso. Ecco, io penso che questa eh, litania immediatamente rimandi alla mh, celebre piccolo eh, logion di Gesù. Eh, imparate da me, che sono mite ed umile di cuore. Io penso che il padre si sia compiaciuto in questa veramente infinita umiltà. Del cuore di Gesù, anche questa è da, è da contemplare, è difficile parlare dell'umiltà del cuore di Gesù, è l'amitezza. Cioè. Noi dobbiamo aszutto, eh, amici miei, figli miei, innamorarci, guardate, rappresentarci e innamorarci, della, be della beltà profonda, ecco, di queste disposizioni di nostro Signore. Perché se non ce ne innamoriamo non riusciremo eh, ad imitarle adeguatamente. Cioè i figli di Dio, i discepoli di Gesù dovrebbero essere copie viventi insomma, di Lui. No, come faccio io a essere discepolo di Gesù se sono un superbo, se sono un eh, nevrastenico, uno che è sempre agitato, che tratta sempre male il prossimo? Eh. Non si può, <ride> capite? Non si può essere discepoli del mite ed umile di cuore, agnello pieno di amore e di carità verso tutti con dei tratti che ne sono la contraddizione in termini capite e non dobbiamo neanche pensare che è impossibile che sì che ci ho provato che per sforzo però non ci riesco io non credo e... è possibile ecco se Gesù ha detto imparate da me che sono mite ed umile di cuore cioè si impara una cosa che è oggetto di apprendimento cioè l'amore è anche una scienza, no? Anche i laici ci, scrivero, ci, ci, ci scrissero dei, dei bei libretti accattivanti, no? Vi ricordate? L'arte di amare di Eric Fromm. Quindi, le arti si, si, si imparano, eh, eh, si apprendono. Purché sia un buon maestro, noi abbiamo un ottimo maestro, no? Quindi oggetto di compiacenza del padre. Quindi il padre evidentemente si compiace, si compiace, scusate, di chiunque ha un cuore simile a quello del figlio suo proprio. Quindi un cuore mite ed umile. Se vogliamo essere certi di stare nelle grazie del di Dio Padre, procuriamo di comportarci sempre in maniera mite ed umile. In ogni situazione, con chiunque, dovunque chiedendo anche a Gesù che ci doni la grazia del santo dominio e controllo di noi stessi in tutto e per tutto. Io sono certo che lui non mancherà di esaudire la preghiera di chi gli chiede queste cose, gliele chiede con tutto il cuore e è disposto anche a sforzarsi un po', a soffrire un po' per acquisire queste adorabili virtù. Poi, cuore di Gesù dalla cui pienezza noi tutti abbiamo ricevuto. Qui c'è un eco e del prologo del Vangelo di San Giovanni, no? vi ricordate la parte conclusiva? Dalla sua Vienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vengono, vengono per mezzo di nostro Signore Gesù Cristo. No? Ecco, il cuore di Gesù è talmente traboccante di tutto, assolutamente traboccante, che tutti può colmare e sfamare quando Gesù parlava del suo cuore a Santa Margherita Maria Alacoc, che è stata la destinataria delle, delle del Sacro Cuore, gli dava sempre attributi come abisso insondabile, come pienezza, quindi faceva proprio rappresentare una tale sovrabbondanza di ogni bene e di ogni grazia tale da sfamare e da soddisfare l'universo intero. Noi abbiamo una prova di questa sovrabbondanza di, di, di Gesù nel suo moltiplicarsi in continuazione nel mistero Eucaristico, no? attraverso cui è tutto presente dappertutto e pienamente donato a chiunque desideri accoglierlo. Cuore di Gesù, desiderio della patria eterna, ecco, desiderio incollium eternorum, dice in, in, in latino, no? E quando ci si unisce al cuore di Gesù mm, e si conosce il cuore di Gesù nasce in noi un sano e moderato ed equilibrato anche in questo desiderio del cielo in che senso sano ed equilibrato cioè noi eh, figli di Dio siamo amanti della vita anche di questa vita in senso buono sabato vi dico subito che io ci andrò così c'è la marcia per la vita a Roma d'accordo e sapete benissimo che la Santa Madre Chiesa è tuttora adesso combatte e difende la vita in tutti i suoi momenti, nella sua origine e nella sua fine. Perché dove c'è la vita c'è Dio. D'accordo? E la vita terrena, anche se è, cer se è certo che, diciamo, una Salve Regina che è un po' una valle di lacrime, però la vita terrena. Essendo volontà di Dio che noi siamo su questa terra a crescere, a, a lavorare per Lui, ad acquisire meriti, è bella, non è brutta. Chi ha detto che la vita è brutta? La vita è bella, non voglio adesso fare pubblicità al film di, 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 di Benegni. E noi dobbiamo avere una visione positiva della, della vita, non un attaccamento malsano, come dire, alle gioie fatue della vita di qua giù, che sono piene di amarezza, ma la vita vissuta... E in grazia al servizio del Signore in qualunque stato di vita uno c'è è bellissima, <ride> capite? Noi non dobbiamo disprezzarla, non dobbiamo dire non vedo l'ora. Signore, non vedo l'ora di morire. Fa, fa, fammi fammi morire. Questo non è un bel, un bel pensiero. Non è un bel pensiero perché a mio avviso difetta un po' di umiltà e un po' anche di santità, nemmeno dire no, Signore, desidero morire perché voglio vederti il più presto possibile. Allora, alcuni grandi santi gli si può passare questo, questo pensiero come, come positivo, no? Ma il buon padre Pio, se non ricordo male, non credo di ricordare male perché devo averlo letto. Correggeva chi aveva questi pensieri, diciamo così, di eccessiva fretta di andare nell'altro mondo, eh, non per disprezzo della vita terrena, che abbiamo già detto che è una cosa che non ci appartiene, ma per amore della vita eterna. Quindi non vedo l'ora di vedere Gesù a ah, casa. Sta calmo, però. Numero uno, cioè eh, qui ogni tanto dobbiamo fare un po' di amaro ripasso, no? Cioè, tu sei sicuro che se muori oggi te ne vai dritto in paradiso senza farti in autotreno del purgatorio. Ho detto fra me, e te, <ride> chi l'ha detto questo qua. Cioè, Un tale pensiero dimentica. Eh, che non è che se io muoio come oggi, ho ancora. Si sembra vaneggiare da parte di qualcuno che uno muore qualunque cosa ha fatto prendeva in paradiso. Chi si è visto, si è visto. A me piacerebbe tanto che fosse così, ma certamente così non è. Senza nessuna ombra di, di dubbio, a meno che io non muoia, amore martire, allora vorrei un altro discorso, d'accordo? Non è così. Numero due: finita la vita terrena è finito anche il tempo in cui amare Dio, in cui amare il prossimo in cui dare a Dio quella gloria estrinseca e accidentale, che è quella che dobbiamo dargli noi, di cui non ne ha bisogno, ma che Lui vuole. Una volta che siamo morti, i francesi dicono, le c'est, sont fait, rien ne va plus», è finita. Capite? In purgatorio non si soffre come quando facciamo penitenza qui. La penitenza che facciamo qui ci spie i peccati, ma ci aumenta anche la grazia e ci aumenta i meriti in paradiso, eh? invece la, le sofferenze del purgatorio servono soltanto a purificarci dei, dei peccati e a rimuovere gli ostacoli che ci impediscono di avere la visione beatifica allora io devo certamente desiderare con tutto il cuore di eh, vedere il Signore unito al cuore di Gesù, desiderio della, della Patria Eterna ma temperare in due forme questo desiderio uno però Signore mio se è la tua volontà fammi vivere il più a lungo possibile su questa terra per servirti, per amarti e per glorificarti D'accordo, per offrirti i sacrifici di una, di una mia vita spesa in piena e totale dedizione con te, consumandomi ecco, nel tuo servizio. Questo è un grande pensiero. Ecco. E secondo fai in modo, signore mio, anche attraverso ciò che volontariamente ti offro, Pastorelli, Francesco e Giacinta di Fatima, di farmi arrivare con te, non dico completamente purificato, ma quasi nella coscienza, che la nostra purificazione comincia qui. E che tanta ne facciamo sulla terra e meno ne facciamo purgatorio. Guardate, io vi, eh, non, eh, non si discutono queste cose, queste non sono cose che dice Don, Don Leonardo per sue idee strane o per sue. Quindi, questa è, è Chiesa cattolica allo stato puro, diciamo così. capite? Pensiero cattolico di duemila anni, mai contraddetto e mai messo in discussione. Chiunque dovesse, speriamo di no, azzardarsi a farlo, non è degno di fede, d'accordo, ecco, non lo è, ecco, perché, ecco, umiltà per, i, per noi cattolici è anche, come dire, accordare, ecco, il nostro canto, quindi la nostra partecipazione al canto corale di Santa Madre Chiesa sulle frequenze e sulla tonalità di duemila anni di storia, d'accordo. E non su altre perché sennò facciamo le canzoni stonate. Ecco, di morandiana memoria. Ecco. Allora, poi cuore di Gesù, paziente e misericordioso. Ci vorrà un'altra puntata, vedo per, per, per finirle, però. La pazienza e la misericordia. Quanto è stato paziente il cuore di Gesù, non soltanto durante la passione, figlioni miei cari, perché sai. Perché se noi guardiamo soltanto la, la passione, beh certo se, se io non ho tutti quanti sti tormenti che ci ha avuto Gesù, almeno adesso, se non ho una croce di una brutta malattia, posso pure pensare, insomma, la pazienza non è per me, no, no, come non è per te. Quanto è stato paziente, per esempio, Gesù con le durezze e i ritardi degli apostoli, che veramente sono leggi e Vangeli, delle volte c'era proprio da, eh, si dice nel linguaggio comune, da farsi cascare braccia per terra, e basta, no. E basta, cioè in alcuni episodi dà l'annuncio della, della passione e quelli si mettono lì di casa su chi è il più grande del regno dei ceri, no? Dice ma, ma se, sembra quasi che lo stanno a fare apposta, dice, ma ho appena detto che devo andare a morire, che devo diventare l'ultimo di tutti e tu ti metti a dire che uno si vede a destra e uno si vede a sinistra e lui pazientemente anziché come dire sbuffare e dice, allora gli fa la paraboletta, d'accordo? Voi sapete che i capi le nazioni, le donne, non fra voi non è così? Per chi vuole essere grande sarà vostro servo e chi vuole essere primo sia lo schiavo di tutti. Ecco, capite? La pazienza, ecco, la, 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 bella, la santa, adesso dobbiamo dire santa Giacinta di Fatima, diceva da parte della Madonna che la pazienza ci porta in cielo. E la pazienza è, è una delle virtù, eh, insieme all mitezza, all'umiltà, ci sono alcune virtù che più delle altre... Sono distintive di un'autentica santità. Perché sono quelle che ci costano di più. La pazienza ci costa tanto, figlioni miei cari. Però anche questa è una virtù acquisibile. Io, tante volte, in tanti miei interventi, io sapete, sono prete. Quindi devo esercitare la pazienza da prete. E ho sempre in mente il santo curato d'Ars. Che con 38 anni di vita da parroco diceva che non si era arrabbiato mai. Ecco, e... stiamo in perpetuo work in progress. Però. E cioè se uno l'ha fatto, si può fare, e quindi, basta. Questo è il principio eh, come quando ero, ero giovane. C'erano i miei colleghi d'università. Dicevano, ma no, se è troppo difficile. Ma questo corso è difficile, è difficile. Dico: senti. Se sono laureati gli altri. Se studi te laurei pure tu. È che è certo che se non studi non te laurei, ma se studi te laurei, ti preoccupare. Quindi, paziente e misericordioso, ecco qui: ci fermiamo. E sarò, farò un oltraggio alla virtù della, della misericordia. Perché su, sulla misericordia sarebbe molto da, da, da parlarci. La misericordia è la compassione che si china sui mali prima spirituali e poi temporali. Perché le esempio, sono più grandi le opere di misericordia spirituali che quasi nessuno conosce di quelle. Eh, corporali. Facciamo sempre un ripasso, lo sentirete in tante altre catechesi, però non fa niente, d'accordo? Le opere di misericordia spirituale che tutti vorremmo ricevere sono, d'accordo, perdonare le offese, perdonare sempre tutto e tutti. Si parla tanto di, di misericordia, siate misericordiosi come il misericordioso il Padre vostro, e se non, usate, se non usate misericordia, non vi sarà usata misericordia. Eh? Ecco, non vi sarà usata misericordia. Perdonare le offese, consolare gli afflitti una persona che sta nella tribolazione, consolarla con una buona parola, con una telefonata, con la presenza. Io ultimamente pensate al bene che può fare una telefonata a una persona che sta male, eh, ma anche una telefonata di, di due minuti quando uno non, non, non ha tempo. Io mi, so, mi faccio l'esame di coscienza. Eh, vi confesso, si può sempre fare di più su questo campo. E facciamo sempre un sacco di scuse, che abbiamo gli impegni, le cose, cioè sì ce ne abbiamo tanti, ma se uno volesse il tempo di fare qualcosa opera di misericordia spirituale si trova. Quindi perdonare le offese, consolare gli afflitti, consigliare i dubbiosi. Bene, chiaramente, secondo Dio. Ascoltare, eh, sacerdote, quest'opera di misericordia spirituale dovrebbe farla abbastanza spesso, insomma, no? Ecco, aiutare quindi una persona che sta in difficoltà, non sostituirsi a lei. Il consiglio non è ti dico io quello che devi fare, ma è ti aiuto insieme anche io faccio così a fare chiarezza perché tu abbia i parametri per prendere una decisione serena e in coscienza davanti a Dio. Questo è il consiglio buono, non il plagio del prossimo, la strumentalizzazione o il sostituirsi all'esercizio della libertà altrui, questa non è un'opera di misericordia spirituale, non lo è. Quindi, consolare gli defetti e consigliare i dubbiosi. Poi, insegnare agli ignoranti. Insegnare agli ignoranti non vuol dire mortificare il prossimo facendolo sentire ignorante e dire tu non capisci niente, adesso apri le orecchie che io ti accendo la luce, assolutamente. Insegnare agli ignoranti vuol dire con grazia e con carità. A tempo e luogo in modo opportuno, e istruire le persone, dare la luce, mettere a disposizione con tanta umiltà quel poco di certo che abbiamo conosciuto e imparato, soprattutto in ambito di fede, senza fare forzature né violenza su nessuno, ecco, a tempo luogo e in modo opportuno insegnare agli errori ammonire i peccatori anche qui ammonire i peccatori. Non vuol dire andare a prendere le persone, sbattere in faccia i propri difetti, strillare, giudicarli. L Amore dei peccatori è un'operazione di grande misericordia che va fatta con estremissima delicatezza e carità, quasi sempre attraverso il rimprovero non diretto, ma indiretto. Se uno si studia bene le apparizioni mariane, vede la Madonna che maestra che era in questa cosa, unica. D'accordo? Ecco, quindi il rimprovero diretto non va mai fatto. D'accordo, uno magari mh, con, con, con i comportamenti, con una cosa, no? Per esempio, io vi dico una cosa da, da paro: no? trovo in, in chiesa persone che stanno parlando ad alta voce. Posso certamente dire: Ah, silenzio, che qui non si deve parlare. Oppure, se una di queste mi dice: eh, Scusi, padre, posso fare una domanda? Se io gli rispondo: Sì, figliolo, dimmi, se gli rispondo sottovoce. Già lo sto ammonendo, no? E lo assicuro che funziona, perché quello subito dice, questo parla sottovoce, io sto gridando, quindi forse in chiesa non si parla gridando, ma io gli ho detto la stessa cosa, ma senza mortificarlo, quindi questa è la correzione, la grande correzione fraterna. Grande opera di misericordia. Sopportare pazientemente le persone moleste. Rientra nella pazienza di cui abbiamo parlato, e questa è una grande opera di misericordia spirituale. E poi pregare Dio per i vivi e per i morti, quello che dovremmo imparare a fare tutti quanti molto di più, per i morti, perché i poveri non si possono aiutare se non c'è qualcuno che gli dà i suffragi, a voglia al purgatorio che si devono fare. E per i vivi, perché molte situazioni non le possiamo cambiare, le persone, alcuni peccati non li possiamo impedire, alcune situazioni sono più grandi di noi, ma quello che possiamo sempre fare. È pregare Dio che ci metta le mani, che tocchi i cuori, che cambi le situazioni, unendo, se siamo bravi, alla nostra preghiera, i nostri sacrifici, e continuando a vivere serenamente e tranquillamente. La prossima volta speriamo di poter finire, ne mancano un'altra, siamo diciamo più o meno a due terzi, eh, però penso che sia bello insomma, contemplare il mistero del Sacro Cuore e quindi va bene così come Dio dispone. Vi do appuntamento alla prossima settimana e vi saluto. Ave Maria.